Le minga più il caso di accontentarsi degli spicci qua. Ci vuole in squadra e ci vogliono i fuori classe. Quindi ho chiamato il Sergio che ce l'ha nel sangue. Poi con il Mitra fa quello che vuole. Poi c'è il Faustino. Faustino siamo amici d'infanzia, abbiamo fatto insieme anche il riformatorio. E poi c'è il Beppe, cazzo, quello è capace di andare a 200 all'ora su due ruote. Va, che se siamo bravi mettiamo su una batteria che non ce ne sono in Italia. Per prepararsi al personaggio di Vallanzasca, Kim Rosie Stewart ha incontrato più volte il vero René. Che tipo di incontri sono stati e che cosa vi siete detti? Ci siamo detti più o meno così, che ci volevamo conoscere, anche lui voleva conoscere me, io volevo conoscere lui, avevo bisogno di conoscere. Così, visto che c'era questa possibilità di avere una percezione diretta, no? Di un essere umano, io mi sono posto in questo film, come in tutti i film che ho fatto, e di fronte a tutti i personaggi che ho fatto in maniera molto così laica, senza nessuna necessità di giudicare né nel bene né nel male. Mi avvicino a un personaggio per cercare di capire, e quindi così ho fatto, e sicuramente anche lui mi ha studiato. E che dire, vabbè, poi adesso non mi ricordo neanche esattamente che cosa ci siamo detti e non ci siamo detti, tanto non era tanto quello l'importante, era poter percepire un pochino di che pasta è fatto un uomo. E che idea si è fatto di lui? Ma non so, mi interessa molto che idea mi sono fatto io di lui. Sta nel film l'idea che io mi sono fatto di lui, cioè tutto quello che io ho assimilato, ripeto, in maniera laica, senza nessun interesse, di questo personaggio e quindi anche di questa persona, è tutto nel film. E nel personaggio convivono due anime, il rubacuori, il tenero con le donne e poi il criminale cinico, spietato. Come è riuscito a far collaborare queste due anime? Ma io penso che nell'anima di ognuno di noi non ci sono solo due diciamo propensioni, due pari. Penso che ce ne siano decine, purtroppo. E ognuno di noi dà voce di volta in volta a una di queste. In questo personaggio ci sono altrettante voci, ce ne sono tante. La differenza è che sono quasi tutte voci molto estreme, molto radicali. L'interesse del personaggio risiede proprio in questo, è questo che ne fa un personaggio di statura shakespeariana in qualche modo, nel bene e nel male. In un'intervista lui ha dichiarato di essersi sentito tradito dal film. Perché almeno lui ha detto di essere stato descritto troppo cattivo, troppo cinico, che praticamente che lui pare che non si poteva alzare la mattina o non poteva andare a dormire la sera e se non aveva fatto qualche disastro, se non aveva fatto una rapina oppure se non era stato a letto con tre donne. Che cosa risponde? No, non lo sapevo che Vallanzasca avesse, diciamo, anche lui polemizzato. Non lo so, ma sai, penso che è molto difficile per ognuno di noi essere obiettivo, no? Su se stesso. Figurati per una persona così decisamente autoreferenziale come Renato, lo dico senza nessuna cattiveria, tanto a fare i cattivi ce ne sono già molti, per cui ce lo si poteva aspettare, che non... ma comunque il film non ha una pretesa di... La cosa che mi sembrava interessante era raccontare così un percorso, se poi il percorso si avvicina tantissimo o meno ai reali fatti, è relativo, insomma. L'importante è catturare l'essenza di una situazione, secondo me, e con la propria sensibilità, la propria fantasia, anche trasmetterla con un senso positivo, con l'intento sempre di crescere, di conoscere cose importanti, interessanti, crescere, e attraverso questa crescita possibilmente anche far conoscere delle cose che portino ad una crescita anche lo spettatore.
Arriviamo alla polemica di ieri, la polemica della Lega che ha invitato a boicottare il film e perché sempre per la Lega è un'apologia del criminale, del male del crimine. Lei che cosa risponde? Rispondo che ho la sensazione che le persone che si affannano, no, a dire la loro in questo senso, su questo film, quando non sono magari le familiari delle vittime che hanno tutto il diritto di dire tutto ciò che sentono, perché sono persone che hanno avuto a che fare direttamente con questa, con tragiche vicende. Penso che le persone, queste che si alzano e si scandalizzano contro una persona che comunque ha fatto 40 anni di carcere, sta ancora pagando e dimostra che e paga veramente e ha sempre detto di essere un fuorilegge, cioè di essere uno che almeno all'epoca diceva che era un fuorilegge, viveva fuori dalle regole. Non hanno queste persone che puntano il dito, il coraggio di puntare il dito anche contro chi commette dei crimini ben peggiori in questa società e non hanno neanche il coraggio di dire che le regole le aggirano. Kim Rossi Stewart come uomo e come attore, che cosa ha imparato da questa discesa nell'inferno di Vallanzasca? È sempre difficile dire che cosa è rimasto, cosa non è rimasto. Io quando faccio un film è sempre una fetta di vita che hai dedicato, per cui chissà cosa mi è rimasto, chissà. Forse avete voi la possibilità esternamente di individuare meglio quali sono questi cambiamenti. Non lo so, certo ho una cosa che posso dire molto concreta. Sono stato costretto da questo lavoro a visitare il mondo carcerario, sono stato a contatto col mondo carcerario. È una condizione talmente estrema, è un'umanità talmente estrema e ricca, tra l'altro, di cose positive, che non so, che questa società non è in grado di, diciamo, di far fruttare. Ecco, questo è stato per me un arricchimento. Io non sono cattivo, ho soltanto il lato oscuro un po' pronunciato.